tutti, qui Matteo da Gold Prospecting. Allora, in questo video voglio fare qualcosa di diverso. Posto un esempio di un fiume, io voglio aiutarvi nella prossima lettura e quindi voglio aiutarvi nelle vostre prospezioni a leggere alcuni elementi importanti di un fiume e ritrovare alcune concentrazioni tipiche di oro. Quindi procediamo. Ho cercato di semplificare al massimo la simbologia, quindi con questa freccia voglio indicare la direzione dell'acqua. E quindi vediamo a grande scala che vi è un fiume a meandriforme, ok? Quindi vediamo proprio i meandri con delle anse e quindi proprio sulla base solamente della direzione della corrente possiamo vedere l'andamento. Ok? Benissimo. Una cosa importante che poi un'altra simbologia è questo arancione che simboleggia semplicemente il limite del mio terrazzo. Quindi vediamo com'è l'andamento di questo arancione, come ho fatto vedere, dall'altra parte corrispondente. Ok? Benissimo. Allora, un altro elemento importante invece è questo marroncino che mi indica il successivo terrazzo. Quindi abbiamo il terrazzo dove magari parcheggiamo la macchina, poi scendiamo una scarpata e vi è la punta cosiddetta. Dopodiché, se scendessimo ancora, arriviamo nel letto del fiume. Ok? E questo limite tra letto del fiume e punta è indicato da questo arancione, ok? Che continua. Benissimo. Invece l'ultimo è il giallo, e il giallo è semplicemente durante la piena, io voglio indicarvi la direzione dell'acqua che tende a esserci, ok? Quindi tende a verticalizzarsi, se possiamo notare, mentre in un periodo normale, non di piena, tende a eseguire un percorso più largo. Quindi arriviamo giusto al nostro obiettivo. Allora, noi abbiamo magari da Google Maps, vediamo una caratteristica del genere, vediamo un terrazzo, quindi un'area più pianeggiante, di nuovo letto del fiume e qui una scarpata con di nuovo il terrazzo. Allora, dove secondo voi va a erodere il fiume durante una piena? Bene, avevo fatto un attimo pensare e il fiume va a erodere semplicemente in queste aree. Ok? Come vedete c'è una certa regolarità. Ok? Perché va a succedere così? Perché con l'acqua che va a essere sicuramente in maggiore quantità e di maggiore velocità tende ad andare a erodere e anche localmente potrebbe erodere anche in altre parti. Cos'è importante nell'erosione? È importante che l'oro che noi troviamo nel fiume deriva da queste aree che sono evidenziato se c'è oro però e dipende dalla quantità anche da quanto oro c'è. Inoltre, cos'è importante? Che l'oro che viene eroso da questa parete tendenzialmente noi dove possiamo ritrovarlo? Possiamo ritrovarlo non molto lontano. Ok? Quindi subito dopo possiamo ritrovarlo. E tendenzialmente dove lo troviamo? Nelle aree più profonde del fiume in questo caso. Ok? E quindi cosa c'entra le nostre punte? Se noi vediamo e prolunghiamo questo viola, questa è la nostra punta, che poi io vado a ritrovarla anche qua sotto. E io dopodiché posso ritrovarla anche più in giù. Cosa è la cosa importante? Che se questo esempio, questa erosione porta poco oro, questa punta sarà poco arricchita. Questo terrazzo magari è molto ricco d'oro, questa punta sarà molto arricchita. Dopodiché questo terrazzo magari non ha più oro, si genererà un'altra punta sotto dall'erosione di questa qua. Però avrà sempre un'unità minore di oro e tendenzialmente sempre più fine. Ok? Quindi oro grossolano tendenzialmente è vicino alla zona di cui è stato deposto. E tendenzialmente oro grossolano è vicino all'area in cui c'è la mineralizzazione. Sempre con eccezione se vi siano delle morene. Ok? Quindi facciamo un altro esempio. Se io vedessi in quest'area delle evidenze di morena, cosa impossibile ovviamente lungo un fiume, io cosa potrò vedere? Che questa punta sarà molto ricca di oro grossolano. O magari l'oro che io trovo in questa punta avrà una quantità di quarzo intorno, oppure ci saranno anche delle pipitine. Ok? Ma magari questo deposito è semplicemente un terrazzo alto di una morena. Comunque, torniamo ai casi più semplici. Dove posso trovare ancora oro? Allora, notiamo la sezione, tende ad allargarsi il fiume, tende a restringersi, tende di nuovo ad allargarsi. Allora io potrò trovarlo anche in quest'area. Ok?
Perché? Perché la prima area in cui il restringimento tende a diminuire e quindi vi è un calo di velocità drasticissimo. Ok? E queste aree possono molto variare. Da cosa posso vedere queste aree? Queste aree tendono ad avere al loro interno, scusate, tendono ad avere all'interno delle rocce affioranti. E cosa c'entra con le rocce affioranti? Le rocce affioranti tendono a fare un arricchimento localizzato in questa maniera. Attenzione che le rocce possono poi anche affiorare anche scusate, lungo le stesse punte e quindi andare a arricchire localmente le nostre stesse punte. E quindi noi le chiamiamo punte, ma in realtà sono gli arricchimenti locali e tendenzialmente sono comodi perché sono asciutto durante periodi di magra. Mentre durante periodi di piena sono aree sommerse. Perché? Perché questo mi viene indicato la direzione dell'acqua durante periodi di piena. Benissimo. Adesso andiamo ad iniziare un altro caso. Nel caso in cui il giallo, come potete vedere, non sia così vicino al mio terrazzo, perché potrebbe esserci una piena che semplicemente non ha la forza di arrivare fino a questo scarpato di terrazzo. Non ha abbastanza portata d'acqua, magari fa solamente questo tragitto, ok? Quindi quest'area è ancora secca. Però la velocità dell'acqua qua è molto alta. Quindi va a rimaneggiarmi questo materiale e magari va a rimaneggiarmi la stessa punta. E magari va a rimaneggiarmi anche il materiale che altri hanno già cercato di lavare nel fiume. Quindi cosa fa? Mi può creare un'altra punta qua. Che ovviamente se il fiume è, non dico in piena, ma non è totalmente in magra, potrebbe essere sommersa. La stessa cosa potrebbe succedere nel caso in cui io magari ho un'altra piena ancora, che va a tagliarmi la mia punta. Questa parte viene rosa. Ok. Cosa succede? Succede che qui si riforma un'altra punta. Più piccola sempre e tendenzialmente sempre con oro più fine oppure con la morfologia più piatta perché deve essere trasportato. Ok? Quindi cosa si va a evidenziare? Si va ad evidenziare, adesso qua ve lo metto un po' più in bella, un caso in cui lungo una punta, ok, io posso avere nel tempo diverse punte in sequenza. Ok? E vi dicendo, questo perché? Per dirvi che conviene proprio quando trovate un'area fatta in questa morfologia, dovete proprio passarla tutta la prospezione. Perché magari l'area più ricca, cioè questa, l'hanno già vagliata e l'hanno già rovinata. Questa l'hanno un po' lavorata, questa magari in periodi i primaverili autunnali coperta dall'acqua, in estate invece scoperta e nessuno l'ha ancora lavorata. Ok? Lo stesso concetto vale per questa, lo stesso concetto vale per questa. Inoltre, dovete fare attenzione perché a volte le piene cosa tendono a fare? Tendono a rielaborarmi le punte e quindi creandomi delle linee di arricchimento un po' più valle. Specialmente con materiale fine. Però se questo materiale fine ha una buona concentrazione possiamo farci la giornata. Detto questo, spero che questo tutorial vi sia stato utile per affinare le vostre competenze riguardo alla prospezione. Vi ricordo che su Facebook è attivo il gruppo Dark Wall Prospecting dove posto i miei video e i file con tutti i disegni che avete visto nei video finora. Qui Matteo da Dark Wall Prospecting.